iniziativa, diciamo che la prima a livello nazionale, finanziata soltanto con fondi pubblici, quindi indipendenti da qualsiasi altra fonte di finanziamento. Vede coinvolte praticamente tutte le regioni, quindi queste mettono a fatto comune anche elementi già presenti a livello territoriale per quello che riguarda la produzione di newsletter, bollettini, modalità di informazioni anche note di utilizzo classico tipo i social e un sito internet dedicato, un'app, per fare degli approfondimenti su tematiche che sono, diciamo, di interesse, a cominciare dalla pediatria, l'oncologia, per quanto riguarda l'invecchiamento della popolazione nazionale, cronicità e polifarmacoterapia, cioè l'utilizzo di tanti farmaci contemporaneamente, ma anche l'antibiotico resistenza che oramai è sempre più diffusa. Quindi c'è il valore di mettere a fattor comune elementi già esistenti, svilupparne di nuovi, ma anche garantire la qualità della fonte delle informazioni. Ci sarà anche un comitato che si prenderà, diciamo, l'onere di verificare l'autenticità di tutto quello che sarà pubblicato e diffuso.